la festa di San Pietro, festa anche di San Paolo, i due grandi apostoli che sono le colonne della Chiesa. Rivolgiamo a tutti buon onomastico per quelli che si chiamano Pietro o si chiamano Paolo. Ma è su queste due colonne che noi anche dobbiamo poggiare nella Chiesa la nostra fede. Diceva Gesù, le porte degli imperi non prevarranno, accennando a Pietro, a cui Gesù dà le chiavi del regno. L'adesione alla Chiesa per noi è garanzia, perché la Chiesa potrà essere combattuta, ma la barca di Pietro non affonda mai, perché sulla barca di Pietro c'è Cristo. Ma anche ognuno di noi deve essere la barca di Pietro, perché anche noi siamo Chiesa, e se noi riceviamo Gesù dentro la nostra barca che è Chiesa, le porte degli imperi non prevarranno. Coscienti che siamo in una lotta tra il bene e il male, che siamo assediati dalle forze del maligno, che la battaglia infuria e il mare ingrossa, noi dobbiamo essere vigilanti nel trattenere Gesù nella nostra barca e di essere sempre accanto a Lui con gli occhi aperti per eseguire i Suoi ordini, in modo che la barca non affondi, superi tutti i marosi e navighi tranquilla nel mare di questo mondo. Chiediamo al Signore Gesù in questo momento che venga ad abitare in ognuno di noi, nella nostra barca, e noi siamo ancorati tutti, legati tutti a quella grande barca che è la Chiesa, che naviga verso il porto eterno nel mare tempestoso della vita. Aderiamo nella fede alla Chiesa, lasciamoci guidare da lei nella sicurezza di vincere tutte le battaglie, e non temiamo mai di perdere, perché camminando con la Chiesa, vivendo nella Chiesa e avendo con noi Cristo Signore, noi non potremo mai affondare e la nostra vita sarà sempre salva. Chiediamo allora al Signore questa mattina l'adesione di fede a Cristo Signore vivente nella Chiesa, e chiediamo al Signore di purificarci dei nostri peccati, di dubbi, di incertezze, di perplessità, di mancanze di fedeltà. Ribadiamo al Signore la nostra fede e lasciamoci purificare da tutto ciò che impedisce la fede, che impedisce l'unione tra di noi. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, o Signore, la fonte viva della grazia e difendici da ogni male, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Signore, tu comandasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Degni di benedire questo sale
e fa che mediante questo segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custodite nella potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: e voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ed io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Meditiamo un momento su quanto gli Atti degli Apostoli ci riferiscono nella prima lettura. Pietro è tenuto in carcere, la Chiesa prega, l'angelo viene a liberare Pietro. C'è una Chiesa prigioniera, rappresentata in Pietro. C'è una Chiesa libera, che è in ginocchio davanti a Dio, la Chiesa orante. E c'è l'angelo che va ad aprire le porte del carcere, a sgretolare le crate per liberare Pietro. Meditiamo su queste tre figure: Pietro in carcere, la Chiesa orante, l'angelo liberatore. C'è una Chiesa prigioniera. Qual è la Chiesa prigioniera? È la Chiesa che è impedita di svolgere il suo mandato, di salvare il mondo, perché il mondo impedisce, attraverso le sue strutture, attraverso le sue crate, impedisce l'azione della Chiesa. Ma c'è anche una Chiesa prigioniera, che si è chiusa dentro strutture che impediscono la sua azione. Dobbiamo noi adesso guardare un'altra Chiesa che è libera, ma è libera in ginocchio, è libera nella preghiera, ed è una Chiesa potente. Pietro carcerato, che rappresenta la Chiesa carcerata, è impotente, è chiuso nelle strutture carcerarie da Erode, dal mondo erodiano, dal mondo cattivo, non può agire. Non è che non lo voglia, ma le strutture e le potenze del mondo rendono impossibile a questa Chiesa rappresentata da Pietro di agire. Ma alle spalle c'è la Chiesa orante, il popolo dei fedeli,
sia un'arma potente contro le forze del male, contro Erode, contro le strutture, contro il mondo che impedisce alla Chiesa, rappresentata da Pietro, di compiere il suo cammino di evangelizzazione. Ed è nella preghiera che la Chiesa orante riesce nell'intento di liberare la Chiesa prigioniera. La forza della preghiera, l'arma sovrumana che vince tutte le battaglie. Anche qui le porte degli inferi non prevalgono, perché c'è la Chiesa orante. Fratelli, noi siamo in battaglia. Non dobbiamo dimenticare che la nostra lotta è continua. Il guaio è che sempre dimentichiamo con facilità che siamo in guerra contro le potenze del male. Siamo ubriacati, siamo addormentati, ed è mentre che noi dormiamo le notti tranquille che il nemico, l'inimicus homo, di cui parla Gesù, semina il male e incatena. Dobbiamo vegliare costantemente nella preghiera. Se la preghiera è forte, tutte le porte saranno divelte, tutte le crate di ogni prigionia saranno rotte, anche la porta di bronzo sarà spalancata. Non è che la spalanchiamo noi, ma è il buon Dio che manda il suo angelo, i suoi angeli, i missionari, coloro che egli destina a spalancare le porte. A noi tocca, come Chiesa libera, di rimanere liberi e di pregare, perché è soltanto una Chiesa libera che può pregare e può tenere. Una Chiesa debole, una Chiesa che non si riunisce nel cenacolo, una Chiesa sparpagliata, è una Chiesa inattiva, che non ha forza e non riesce a liberare la Chiesa prigioniera. È una Chiesa che sta ai margini della lotta. Noi vogliamo essere una Chiesa attiva. Qui la Chiesa è radunata nel cenacolo, è radunata insieme. La preghiera è comunitaria, tutta la Chiesa è in preghiera, e la preghiera diventa potente, l'arma più potente, come l'arma di Mosè. Si combatteva contro Amalek, il potente nemico che era disceso dalla montagna, nella pianura, e la guerra era micidiale. E Mosè sale sulla montagna e prega. La preghiera di Mosè ottiene la vittoria. Come il tempo di Sennacherib, come il tempo di Giosafat, la preghiera ottiene. Come il tempo di Giuditta, la preghiera ottiene la liberazione da ogni schiavitù, da ogni prigionia. Questa è l'arma potente che la Chiesa ha in mano. Le porte degli inferi non prevarranno. Come non prevarranno?
quando la Chiesa è in preghiera. Non c'è momento più forte della Chiesa se non quello in cui la Chiesa piega le ginocchia davanti al Padre e prega. Le nostre armi sono armi spirituali, perché la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi di questo mondo, quelli che abitano nell'aria. E le potenze della terra si muovono sotto l'azione del maligno. Non crediate che le potenze della terra siano libere, sono pedine in mano a protagonisti invisibili. Non crediate che i capi delle nazioni siano liberi di gestire. Dietro abbiamo i protagonisti invisibili. Quando hanno un progetto di male, è sempre lui che muove. E gli uomini, i capi, gli strateghi, sono pedine in mano ai protagonisti invisibili, i quali non potranno essere raggiunti se non con le armi invisibili, l'arma della preghiera. La Chiesa è in preghiera, e quella notte, quando Erode stava per farlo comparire, Pietro era piantonato. Ed ecco l'angelo del Signore, folgorando di luce, entra nella cella della custodia, tocca Pietro al fianco e gli dice: alzati, alzati in fretta. E le catene si spezzano, le porte si aprono, Pietro è libero. Possiamo liberare la Chiesa incatenata con la preghiera, perché il buon Dio manderà l'angelo, manderà coloro che apriranno le porte a Pietro. Noi ci auguriamo che qualcuno di questi angeli siamo noi, mandati da Dio a liberare le porte, a sciogliere le catene e a dire alla Chiesa: alzati, perché sei libera, libera di combattere. E allora la Chiesa prigioniera e la Chiesa orante si uniranno in un unico combattimento per sconfiggere le forze del male. Questo è l'augurio che noi ci facciamo, ma a noi importa essere Chiesa libera, Chiesa orante, non Chiesa sparpagliata e tantomeno Chiesa prigioniera. Ecco perché dobbiamo radunarci qui nel Cenacolo, dobbiamo radunarci nei luoghi di preghiera e pregare, usare quest'arma, perché tutte le catene si rompano, perché tutte le custodie si aprano, perché tutta la Chiesa sia libera di muoversi. Dobbiamo pregare il Padre perché mandi i suoi angeli ad aprire le prigioni, perché Pietro e tutti quelli rappresentati da Pietro, tutta la gerarchia, sia libera di agire in modo che la Chiesa tutta possa muoversi contro le forze invadenti del male, che può sembrare in certe epoche di avere la prevalenza. Sono gli ultimi tempi, dice la Madonna, e il diavolo è libero, le potenze del male sono libere. Quali sono le catene con cui il nemico ci avvince? Le catene della non fede. Il maligno attacca la fede in Cristo Gesù, attacca la speranza,
accrescentando i beni terreni come il bene vero e facendo obliterare i beni celesti verso cui noi emigriamo. Il nemico ci divide con asti e rancori, seminando zizzani in mezzo a noi e indebolendo la nostra carità. Il nemico ci seduce con i beni della terra, con l'edonismo. Il nemico ci seduce separandoci gli uni dagli altri, isolandoci. Oggi c'è una corsa all'isolamento. Mai come oggi l'uomo è prigioniere di se stesso. C'è una corsa alla solitudine. Uno degli aspetti sono i single, questi che cercano di essere soli. In Italia, leggevo ieri una percentuale data dall'Istat, istituto di ricerche, sono 4,5 milioni. Queste persone che sono singole, o per scelta o per condizione, e vive nella loro solitudine, ma è il maligno che lavora nella solitudine, è il maligno che separa, è il maligno che isola, perché quando l'uomo è solo può aggredirlo, può impedire quantomeno di unirsi agli altri e di far forza. Ecco perché dobbiamo essere uniti, perché una delle armi del maligno è di disunirci, ognuno faccia per conto proprio, ognuno attinga in se stessa la forza. È una illusione tremenda che il mio rapporto con me stesso, il mio isolamento, mi mette in condizione di difendermi. No, è condizione per essere aggrediti. È un'illusione che facendo da me o scegliendo da me io sono più forte, tutela la mia libertà, la tua libertà è menomata. È nella comunità che abbiamo la forza, che il nemico non può entrare. Il gregge disperso è aggredito dal lupo, il gregge unito non può essere aggredito dal lupo. Finché il gregge è unito, i lupi girano attorno e non osano avvicinarsi. Soltanto quando vedono una pecora che esce dal gregge, allora si avventano, l'aggrediscono. Ecco allora il bisogno di stare uniti come i primi cristiani, di avere delle comunità oranti, dei gruppi oranti, perché sono una forza nella Chiesa, perché possono liberare Pietro dalle catene, perché possono provocare la venuta dell'angelo da parte del Padre per liberare. La forza della Chiesa sono i gruppi oranti, ma gruppi, comunità oranti, non singole persone oranti. Sì, anche le preghiere dei singoli è valida, perché c'è l'unione spirituale, ma sono le comunità oranti e la comunità della Chiesa unita all'unisono che pregando ottiene la scarcerazione. E allora io vorrei esortare in questa grande battaglia a pregare molto, perché cadono tutte le catene con cui il nemico cerca di imbavagliare la Chiesa pellegrina in questo mondo. Perché cadono le catene della mancanza di fede, di speranza, di carità, tutte le catene dell'edonismo, della singolarità, tutte le catene che ci tengono i prigionieri di noi stessi, del consumismo,
del fare da sé, perché tutte queste catene impediscono a noi di essere liberati dalle mani dell'angelo. Chiediamo a Pietro, oggi che è la sua festa, di attendere con sicurezza la venuta del Signore. Quando Pietro è libero, subito va a trovare la Chiesa e si unisce alla Chiesa, ormai libero, per continuare la lotta contro le forze del male. Gesù ha assicurato che le porte degli inferi non prevarranno. Forti di questa parola, noi combattiamo la buona battaglia, ma combattiamola corazzando noi stessi contro le forze del male, liberandoci da tutte le catene di peccato e pregando. Sono le due grandi armi di difesa e di offesa con cui noi possiamo sconfiggere il nemico e riportare vittoria. Amen.